un osservatorio territoriale dei fabbisogni professionali del sistema produttivo delle province di Arezzo, Siena e Grosseto, che rappresenti un punto di riferimento per le istituzioni che si trovano a pianificare l'offerta formativa per i giovani che assieme alle loro famiglie devono orientarsi tra i percorsi scolastici e per le imprese che cercano una risposta ai problemi di reperimento del personale. Questa è l'iniziativa, insieme ai primi risultati del lavoro svolto, presentata ad Arezzo da Confindustria Toscana Sud. Sì, no, diciamo che è cambiato comunque il mondo, è cambiato le professioni, è cambiato le qualifiche, è cambiato il bisogno aziendale, il bisogno della manifatturiera, il bisogno dell'industria, e questo accordo fatto per 3 anni con IRPET per quanto riguarda la Confindustria di Toscana Sud è per capire se il nostro territorio, quello che sono l'assorbimento, quello può assorbire l'industria manifatturiera ai fini ovviamente un bisogno, e soprattutto queste ricerche farle arrivare alle famiglie, perché sono loro poi che devono indirizzare, lo stesso figlio ovviamente deve guardare in funzione della sua passione qual è quello più vicino ai fini ovviamente di un assorbimento dopo nel territorio, di assorbimento della propria professione. La provincia di Arezzo si difende bene tutto sommato sotto il profilo delle assunzioni, ma per il futuro c'è sicuramente da capire meglio dove orientare le nuove professioni. Prevalentemente un territorio manifatturiero che rispetto alle altre aree della regione ha subito un calo minore rispetto ai cali che ci sono stati, e che comunque sul territorio sono presenti delle strutture formative che permettono alle persone che vogliono introdursi nel mondo del lavoro ad affacciarsi nelle aziende associate a Confindustria. Anche il settore ICT ha una rilevanza in Toscana, ecco, questo è un dato importante. Se le aziende riescono a reperire una manodopera semplice che comunque ha già una qualifica parziale prima di entrare in azienda, sicuramente sia la persona che entra in azienda sia l'azienda saranno avvantaggiate. Confindustria Sud oggi ci suggerisce un modo: conoscere il mercato del lavoro, conoscere il fabbisogno formativo, avere la capacità di orientare le strategie della formazione nel reclutamento del personale e quindi anche nella combinazione migliore possibile tra domande e offerte di lavoro, che in questo momento sono disallineate come mai nella storia italiana.